Libri interessanti. Oh, carpenteria. Allora, costruisci muro. Quindi. Oh, chi è che ha sparato? Già è tanto se riesco a tenere a bada due o tre zombie alla volta al momento. Giocherai come se dovessi rimanere. E poi se scegliamo di andarcene, ce ne andiamo. Va bene, ora dovreste sentirmi e dovrebbe essere tutto a posto. Fatemi sapere nel caso nella chat. Dicevo, riprendiamo la giornata. Allora, dicevamo che ho fatto gli esercizi mattutini, siamo svegli, la televisione l'abbiamo vista perché il programma delle... anzi, lasciamolo andare perché il programma delle 6 potrebbe non essere finito. Dicevo che nel frattempo, in questi giorni, ho fatto un po' di allenamento in partite per conto mio sostanzialmente, quindi non ricordo in che punto eravamo noi in questa partita, però va bene. Intanto ci asciughiamo con l'asciugamano. Abbiamo già qualche teglia, canovacci, va benissimo. Ci asciughiamo anche con questo. Ok, mettiamo giù. Qui qualche scorta di cibo c'è. Vediamo di cucinare qualcosina al volo. Soffritto. Abbiamo una cotoletta di montone. Ah sì, prepariamoci una bistecca. Solo questo possiamo metterci. Sì che c'è qualcosa, non una cipolla. Cipolla, ma non abbiamo il coltello per tagliarla. Verdure, questo è congelato. Mettiamo le verdure in frigorifero così le possiamo utilizzare una volta scongelate. Apriamo le patate. Vediamo se ci fanno mettere le patate insieme alla carne, anche se non credo. Sì, patate in scatola, ok, aggiungi. Bene. E ora mettiamone qua a cuocere. Accendi, vai. Ok, pausa e spegni. Abbiamo la fame leggera ancora, quindi ne mangerei metà. L'altra metà ce la teniamo con noi. Dai. Allora, vediamo un po'. Mazza, chiavi. Non abbiamo una chiave di sicurezza. Non ho capito di cosa. Non ricordo più. Martelli, cacciaviti. Va bene, dai. Impugniamo la nostra arma e andiamo ad esplorare questa zona. Vediamo cosa abbiamo lasciato qua intorno. Che io non ricordo assolutamente più in che stato fosse questo quartiere. Allora, vediamo la nostra mappa se avevo segnato qualcosa. Non avevo segnato assolutamente niente. Quindi andrei nella casa che c'è di qua, che abbiamo un capanno, degli attrezzi. Magari c'è qualcosa che già ci può servire. Vediamo se c'è qualche zombie a darci il benvenuto, ma non vedo nulla. Facciamo il giro di qua. Ok. Andiamo dentro. Là c'è uno zombie che se ne va in giro. Chiamiamolo un po', vediamo se viene qua che lo uccidiamo. Non lo lascerei andare in giro. Ciao caro. Non ce ne sono altri, no? Sì. Guarda, vedi? Qua non dovresti proprio venirci tu. Vediamo un po' cosa da per noi, non ha niente. Non ha niente, possiamo andarcene. Andiamo qua dentro. Allarme non va, bene. Passiamo attraverso. Chiudiamo. Sono le 9:20, libreria. Vuota, ma l'ho già ripulito sto posto? Ci siamo già stati? Mi sa di sì, perché non c'è più niente. Oh, però c'è un po' di roba qua. Allora, prendiamo questi. Qui prendiamo questi, tutto il cibo, lavandino non c'è nulla, oh no, un po' di roba c'è, c'è anche una casseruola col riso che noi ci prendiamo. Vediamo un po' questa casseruola cosa ha dentro, stantio, quindi la svuotiamo, che inutile che ci portiamo il peso per nulla. E intanto beviamo e riempiamo la bottiglia. Poi, oh, guardate quanta roba che c'è qua. Apri scatole, benissimo. Per il momento il cibo è abbastanza la priorità. Cibo e strumenti per cucinare, anche pinze da cucina, non so se serviranno mai, ma intanto le prendiamo. Va bene, qui dentro. Prepariamoci ad eventuali zombie. No, ok. Apro e chiudo le porte perché ho scoperto essere il modo migliore per controllare la presenza di zombie ed eventualmente essere preparati al riguardo. Metcrow, ciao, ciao Metcrow, benvenuto. Ok, qua zombie non ce n'è.
Cappellino da pescatore. Cosa indosso io adesso? Niente. Ho il cappuccio della felpa. Ma non lo prenderei neanche a sto punto. Non mi danno nessun beneficio. Non mi dà nessun beneficio il cappellino, quindi lo lascerei lì. Vediamo se c'è qui dentro c'è qualcuno. Sembra di no. Entriamo. Rossetto frega niente. Questo frega niente. Andiamo su. Allora, la luce non ci interessa. Controlliamo se c'è dentro qualcuno. Forse nessuno. Bene. Libri interessanti. Oh, carpenteria. Bene, questo qua ce li leggiamo tutti davanti alla televisione. Questo. Trappole. Oh, molto bene. Il libro per l'intrattenimento, ma adesso limiterei il peso a quello che ci interessa, tipo questi assolutamente. E questi qua. Siamo a 15 kg. Direi che è l'ora di tornare a casa, perché sennò abbiamo troppo peso addosso. Andiamo a scaricarci e torniamo qua a ripulire di nuovo. Intanto sono le 10:30, potremmo fare un tempo a guardare anche il programma di mezzogiorno. Vediamo se ce la facciamo. Cos'è sto casino? Ma sono io con le foglie, va bene. Come state ragazzi? Ed è molto che è iniziato? No, 5 minuti. In realtà 5 minuti. Ho fatto i primi 5 in cui avevo il microfono disattivato, quindi parlavo e non mi sentiva nessuno, però vabbè. Poi in quel frangente ho semplicemente fatto gli esercizi e guardato la TV. Quindi niente di grave. Mettiamo via le cose, i cibi non deperibili. Ma prima di tutto quelli deperibili, direi. Allora, direi frigorifero, lattuga e prosciutto dentro. Riposa prima del lavoro, e te? Io domenica, quindi oggi per fortuna per me non è giornata lavorativa. E quindi, come vedi, gioco un po'. Riprendo domani. La mia settimana lavorativa è abbastanza standard, dal lunedì al venerdì. Allora, pescatole, tutti gli strumenti li lascerei qui dentro. Qui vediamo cosa c'è, riviste, tutta roba della casseruola, assolutamente qui. La casseruola però la volevo riempire d'acqua. Prendila, riempi d'acqua. Intanto 11:30, tra poco c'è il programma delle 12. Mettiamo qui la casseruola, così disinfettiamo gli stracci e quant'altro. Intanto andiamo di là, andiamo davanti alla TV, l'accendiamo così vediamo il programma di mezzogiorno. Nel frattempo metto via i libri. Ok, mazza, il resto non c'è niente. Abbiamo questo da finire di mangiare. Intanto mi asciugo, che mi sa che è tutto sudato il personaggio. Qui si è scaldato. No, perché è spenta? Non l'avevo proprio accesa. Vabbè. Stracci. Ok, da disinfettare ne abbiamo. Non è ancora caldo. Sono già stanca. Mi sa che toccherà fare un riposino. È la stessa casa dell'altra volta? Sì. Sì, ho ripreso dalla volta scorsa. Quindi disinfetta benda, sì. Intanto è cominciato il programma di televisivo. Disinfettiamo questo. Questi stracci. Vi dirò, è la mia casa preferita al momento in questo gioco. Ho fatto qualche tentativo di giocata da sola per allenarmi un pochino, e tra le case disponibili della zona è la mia casa preferita come spazi, quindi tendo sempre a tornarci. Allora, intanto ci sediamo sul pavimento. Gli faccio leggere. Cosa gli faccio leggere? Carpenteria non posso, metalli nemmeno, pesca, ma sì, va, leggiamo la pesca. Intanto carpenteria più uno, molto bene. Lasciamo finire il programma televisivo. Ok, questo è finito. Spegniamo la TV. Era rivista di pesca. Pensavo fosse un libro. Niente, l'abbiamo fatto in fretta. Allora, visto che lui è già stanco, al mezzogiorno e mezzo, gli faccio fare il riposino come i bambini. Così magari reggiamo fino a stasera. Imposta sveglia, facciamo fino alle 14. E lo faccio dormire. Benissimo. Ora, visto che siamo un pochino più riposati, possiamo andare a riprendere l'esplorazione. Gli faccio finire di mangiare questo. Ho sentito un urlo, ma forse è stata un'impressione mia. Vorrei tanto trovare uno zaino più grande, un borsone, qualcosa. E il marsupio mi piacerebbe molto trovarlo.
Allora, qui la porta dovrebbe essere aperta perché l'ho aperta io prima, vero? Sì. Andiamo al piano superiore e finiamo di esplorare. Allora, questa stanza l'avevo fatta, sì. Questa stanza ancora no. Ok. Armadio, calzini, mattoncini, frega niente. Disassembliamo i letti, sì dai, cominciamo a lavorare un po' sulla carpenteria. Che ci servirà? Puoi trovare anche altri umani o solo zombie? No, solo zombie, altri umani non ce n'è. Siamo l'ultimo sopravvissuto in questo mondo e quindi ci tocca semplicemente sopravvivere fino alla nostra morte. Quindi l'obiettivo del gioco è solo ucciderci e il nostro obiettivo è vivere il più lungo possibile e basta. Abilito la ricerca, magari troviamo qualcos'altro. Chiodi, benissimo. Che chiodi servono sempre. Nell'armadio non vedo nient'altro di prendibile. La sedia non possiamo ancora romperla perché non abbiamo la sega ancora. Ok, qui dentro c'è altra roba. Cibo per cani. Nella disperazione potrebbe anche essere che lo mangiamo. Spero tanto di no, ma non si sa mai. E qui, palla da football. Non so cosa farmene. Allora, impugniamo la nostra arma, pronti a colpire nel caso ci fossero zombie. Non c'è, benissimo. Spegniamo la luce, che ci vedono da fuori. Il lenzuolo non mi serve. Pronto soccorso potrebbe, anche questo. Non mi ricordo se ho chiuso tutte le finestre di là, nell'altra casa, ma controlliamo subito. Qui non c'è nessuno, chiudiamo. Nei comodini non c'è nulla. Vediamo nell'armadio. Uno. Pantaloni, no, sono peggio dei miei, quindi le lasciamo lì. Libreria, oh, cucina volume 2, molto bene. E questa rivista contro la noia, quando la televisione non funzionerà più. Disassembliamo questo letto, vediamo se ci dà altri assi e altri chiodi. Ok, qualche asse c'è. Abilitiamo la modalità ricerca che magari ci trova altre cose. Niente, assi, prendi tutto. Siamo 16,82 kg sui 12 che può portare. E 14 e niente, abbiamo finito lo spazio a disposizione, quindi torniamo a casa. Allora, visto che questa casa l'abbiamo esplorata, poi anche morire di noia, sì, morire non lo so, però sicuramente diventa una cosa che debilita il personaggio e quindi, come dire, si diventa triste, quindi combatte con meno vigore, diminuisce proprio la capacità del personaggio, mi pare. Intanto fatemi controllare una cosa. Costruisci, oh, la struttura del legno del muro posso costruirla, quindi facciamolo subito visto che ho il materiale in mano. Voglio copiare una cosa che ho visto fare, e cioè creare un chiudere la zona, delimitare questa zona qua con dei muri di legno, ovviamente, in modo che i zombie smettano di entrarci, sostanzialmente rendere questa zona sicura. Per farlo dobbiamo costruire qui in questa zona dei muri di legno. Prima chiaramente controlliamo che non ci siano ospiti. Ok, tutto sicuro. Cosa c'è qua? Un taxi e uno zombie, va bene. Vediamo di... Allora, costruisci muro, struttura di... No... No, fermati qua. Ok, non ho abbastanza materiali per farlo tutto sicuramente, però intanto uno l'ha fatto, quindi... Oh, chi è che ha sparato? Qualcosa è esploso. Allora, sono le 5, alle 6 comincia il prossimo episodio alla televisione per insegnarci qualcosa, quindi andrei a casa e andrei con la routine serale. Vai, quindi andiamo qua. Scarichiamoci quello che non serve. Usciamo. Intanto accendo la TV, così quando comincia il programma ce ne accorgiamo. Qui ci mettiamo cucina livello 2. Rivista. Non c'è altro. Cibo per cani lo mettiamo di là nelle scorte. Basta. Intanto lui è già stanco, nonostante il riposino che gli ho fatto fare. Allora, lenzuola, fermati. Volevo qua. Ok, lenzuola qua. Stracci normali li lascio qui, tanto già quelli sterilizzati dietro se ci facciamo male. La bistecchiera qui, il kit di pronto soccorso, ora vediamo cosa c'è dentro. Un pugna primario, vediamo cosa c'è dentro subito. Cotone, vabbè. Lui è un po' lei ha un po' fame, ma aspetterei. È un po' umida, ma chi se ne frega. Ok, sta cominciando il programma. Cosa gli facciamo leggere nel frattempo?
La cucina può leggerla? Sì, vai. Leggi la cucina allora. Siediti per terra. Acceleriamo. Apriamo l'abilità così vediamo cosa sta crescendo intanto. Cosa sta imparando? Boh. Cucina forse? 1675? Non ho capito cosa sta crescendo. Vabbè. La facciamo leggere fino alle 7:30. Tanto esausta. Spegni. Il libro ce lo portiamo dietro che lei ha un po' fame. Vediamo se c'è qualcosa al volo da farle mangiare. Di non troppo uva. Mangiamoci l'uva, sì, dai. Mangiamoci l'uva. Poi la faccio leggere ancora un'oretta. E poi la mandiamo a dormire. E anche questa giornata l'abbiamo passata. La faccio sedere qua sul pavimento. E la faccio leggere un pochino. 21, 1, 2 e 3. Via. Benissimo, impostiamo la sveglia alle 5:50 come al solito e dormiamo. E dormiamo, pronti a disattivare la sveglia, se no ci attiriamo tutti gli zombie del circondario. Benissimo. Ok, e ricominciamo la routine, ragazzi. Questo gioco lo sto prendendo un po' così. Allora, routine mattutina, accendiamo la TV, volume 2. Finalmente una ragazza. Allora, esercizi mattutini, andiamo con i burpees, vai. Intanto che guardiamo la TV, così impariamo anche nel frattempo. Non so cosa stiamo imparando, ma adesso lo vediamo. Grazie per il follow intanto, grazie mille Ferro. Allora, noia sta scendendo, gli esercizi li stiamo facendo, dai, acceleriamo un pochino. Ok, nel frattempo che ha finito, lì facciamo leggere questo libro, così massimizziamo l'apprendimento. Cucina, abbiamo un moltiplicatore di 1,5. E intanto c'è anche il programma che ci insegna a cucinare, credo. 129,25. Moltiplicatore 2, benissimo. Allora, il programma è terminato. Lo faccio leggere fino alle 7. Ok. Spegniamo la TV. E adesso direi di farla cucinare. Cuciniamo in padella il riso. Dai, facciamoci un bel risotto. Pancetta, ma sì. Pancetta ci sta, fagioli, ma sì, mettiamoci anche fagioli. Vedo che almeno tu non sei in multi. No, l'ho scoperto tramite un commento di una persona che mi segue sul canale che ho su YouTube. E mi ha detto, ma secondo me potrebbe piacerti Project Zomboid. L'ho provato, effettivamente mi sta piacendo tantissimo. E quindi ho deciso che poteva essere un buon gioco da portare in live. Perché permette anche un po' di seguire quello che scrivete, così. E quindi sta diventando abbastanza... Intanto aspettate che metto a cucinare, ok. Abbastanza... non dico un ossessone, ma quasi, perché mi sta piacendo talmente tanto che praticamente nel tempo libero non faccio altro. Oltre chiaramente a montare i video, fare quant'altro. Sto veramente imparando un sacco. Intanto leggiamo qui. Fermati. Prendilo. Ok, mangiamocene metà, vediamo se ci sazia. Sì, suggerimento ottimo, assolutamente, Ferro. Assolutamente ottimo. È molto complicato come gioco, ma sono i giochi che mi piacciono davvero tanto, quelli che dove ci devi mettere la testa, oltre che l'abilità nello schiacciare i tasti, non so come dire. Adesso mettiamo giù il libro, rimetto sulle spalle lo zaino e direi che possiamo andare avanti con la nostra giornata. Il cotone possiamo anche lasciarlo qui perché secondo me non ci serve così tanto. Anche la penna perché mi basta la matita. Ok, lascio giù il libro e andiamo ad esplorare ancora qualcosina in giro. Ma il multi, ti dirò, sarà che ho appena cominciato a giocarci a questo gioco, ma ancora il multi non mi attira, perché non lo so, come dire, se questo gioco è stato creato con l'intento di farti sentire solo al mondo e quindi di farti morire punto e basta, prima di passare al multi penso di volerlo sperimentare un po' così come è stato creato originariamente e quindi l'esperienza pura di gioco in questo senso. Poi può essere che magari tra un po' mi venga la voglia di provarci, però credo che il single player ancora sia quello che rimane più fedele all'idea originale di questo gioco. Il single player è il gioco in base ad imparare più... esatto. Oltre al fatto che in multi, come giustamente scritto, molto probabilmente è più difficile. Già è tanto se riesco a tenere a bada 2 o 3 zombie alla volta al momento.
Già ci sono più di tre. Vado in panico. Gioco dal 2019. Oh, addirittura. Beh, allora ne sai un sacco. Allora, perdonami se sbaglierò qualcosa. E sbaglierò qualcosa. Sentiti libero di suggerire tutto quello che ritieni opportuno. Mi sa che in questa casa ci sono già stata, perché sì, il tavolo l'ho già rotto. Vabbè, intanto beviamoci la sua acqua. Qui ho già preso tutto. Oh, però questi no. Perché pensi... Ma perché... Allora, magari sbaglio, però ipotizzo che nel multi, oltre ad esserci gli zombie, ci siano anche gli altri giocatori che magari provano a ucciderti, no? Non è così? Maledetta mimetica. No, beh, non è che sia molto interessante questa cosa. Cioè, se invece il multi è collaborazione, allora perché no? Allora sì. Vediamo qua se c'è qualcuno. Io non mi ricordo assolutamente se ho già esplorato questa casa, ma non credo. Forse parzialmente. Cos'è sta roba? Calzini lunghi. Kit da cucito può servire. Calzini lunghi, due paia addirittura. Facciamo fuori la scrivania. Dipende dove vai a giocare. Ah, ok, quindi ci sono posti in cui si collabora e posti in cui... Tipo Rust. Vabbè, sì, tipo Rust, dai. Rust, quasi tutti vogliono farti fuori, pochi collaborano. Immagino sia una roba del genere anche questo. Il multi. Non è proprio così, non è Rust alla fine. Quindi un po' meno cattivo di Rust, diciamo. Carta igienica, non so cosa farmene in questo mondo, ma va bene. Trucco, antibiotici. Oh, gli antibiotici li prendiamo. Spazzolino da denti, non so cosa farmene. Va bene. Come siamo messi a peso? Già malissimo, perché ho messo tutto qua. E non nello zaino. Allora, va bene, col peso per il momento ci siamo. Prendiamo le assi. Chiodi quanti ne ho? Solo uno. Ne vorrei almeno un altro, così andiamo avanti con il muro là. Qui non ne vedo altri. Qui ho già esplorato. Qui anche, vero? Sì, fatemi controllare se ho preso i chiodi. Sì. Va bene, per il momento a posto così. Sono le 10:30, tra un po' c'è il programma di mezzogiorno. Allora, arma. Via questo. Non c'è nessuno in giro, quindi posso rischiare di fare questa cosa. Mettiamo una croce anche su questa casa, perché l'abbiamo già esplorata. Non ricordo anche qua se siamo già stati all'infermeria qua sopra, ma ci andrei a fare un giro a... No, però siamo già pieni di peso. No, dai, torniamo a casa, lascio giù il peso e andiamo ad esplorare un po' su. Vai, accendiamo la TV. Fame ancora non c'è. Benissimo. Hai cominciato, andiamo a sentire. Siediti a terra e leggiamoci qualcosa. Abbiamo da finire questo. Imparare qui è meglio, le dinamiche sono più complesse in single player. Dici? È più difficile in single player? Avrei detto tutto il contrario. La rank modalità è scelto. È il costruttore. Scusami, la coltivazione. Perché nell'altra, in survival, muoio in 5 secondi, cioè non ho ancora la capacità di avere a che fare con troppi zombie alla volta e muoio subitissimo, cioè a parte qualche piccolo... Cioè mi sto allenando in survival, quindi quando gioco per conto mio gioco in survival così mi alleno, ma qui ho scelto il contadino, insomma, non mi ricordo la terminologia. Il programma è finito, leggiamo fino a luna, spegniamo la TV. Io finché ci svegliamo presto per guardare la TV, gli faccio fare sempre un pisolino a quest'ora, fino alle 15, dai. Così duriamo almeno fino a stanotte senza collassare. Quindi, leggermente affamato, ma possiamo sopravvivere e usciamo. Voglio andare alla clinica, mi sono svuotata tutto. Forse è anche troppa roba dietro, già che lascio giù qualcosa. Perché costruisci la barricata se poi quando fine tempo è spostato in campagna? Perché non sono ancora sicura. Perché non sono ancora sicura della scelta di spostarmi in campagna. Giocherei come se dovessi rimanere. E poi se scegliamo di andarcene, ce ne andiamo. Anche perché costruendo la barricata in ogni caso aumenta la carpenteria. Cosa che non credo vada male. E poi perché nel frattempo che rimaniamo qua, perché no? Se abbiamo un limite di per non far entrare gli zombie, sono più contenta. Prima di andare di trasferirmi in campagna ho bisogno di un'auto, per esempio. Sugli infetti quanto possibile, ok. Senza spoiler. Ecco, domanda, ma a parte il morire, c'è una storia dietro questo gioco, nel senso c'è una storia che dobbiamo seguire o semplicemente si gioca e si muore? Ok, no, è aperta, quindi mi sa che ci siamo già stati.
siamo già stati tantissimo. Pastelli a cera, non so cosa farmene. Questo forse non l'ho preso l'altra volta, prendiamolo adesso, che potrebbe forse essere utile, non so cosa, ma... No, non siamo stati. Non ci siamo stati, era la porta aperta e basta. Agora sutura, benissimo. Intanto beviamo e riempiamo la bottiglia. Sopravvivere quando... Ok. Sopravvivere e basta. Non c'è più lo zombie fuori? No, non l'ho visto, non l'ho più visto, se n'è andato. Andiamo qua nel magazzino. Ok. Pronto soccorso volume 1, molto bene. Questo ce lo leggiamo davanti alla televisione. Guanti chirurgici non ci serve, cotone prendiamolo. Ok, qui dentro cosa abbiamo? Beh, una vera scorta, dai. Direi che va bene. Prima di andarcene, croce sopra, sennò mi dimenticherò di aver visitato questa zona. A posto. Lo trovo molto simile come dinamica a Don't Starve. Chiaramente grafica diversa. Vediamo se c'è lo zombie di prima. No, non c'è più. Grafica diversa. Tutto quanto molto diverso, ma la sostanza è simile. Anche in Don't Starve lo scopo è sopravvivere più lungo possibile con la morte vera, diciamo. Qui non posso entrare. Va bene, torniamo indietro. Queste qua c'è un sacco della spazzatura. Sì, prendiamolo. Beh, però non siamo ancora carichissimi. Andiamo a fare un giro di qua.